Movida Loca Television, dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo. Un nuovo grande appuntamento con Movida Loca Television. Siamo a Casalnuovo, in provincia di Napoli, perché questa sera riapre Caffè Raffè. E allora, come nei più grandi eventi che contano, Movida Loca Television c'è. Siete pronti? Partiamo da Casalnuovo di Napoli. Caffè Raffè. Raffaele è nata un'amicizia, diciamo, sui campi di calcetto, perché sono 2-3 anni che ci divertiamo una volta a settimana la sera, e lì ho avuto modo di apprezzare che veramente Raffaele è un lavoratore. Questo passo è un passo importante per lui e gli auguro tutto il meglio, perché veramente lo merita. E allora l'hashtag del giorno è Caffè Raffè. Giuliana, un augurio speciale per Raffaele, dai. Tantissimi auguri a Raffaele e a Cecilia, che insieme a Raffaele ha ricreato alla grande questo nuovo bar. In bocca al lupo, ragazzi, divertitevi, scassate tutte cose, dei miglior bar di Casalnuovo. L'hashtag del giorno è Caffè Raffè. Giovanni, un augurio speciale per Raffaele. Auguro a Raffaele la massima prosperità e che possa rinnovare anche tra 20 anni, lo aspettiamo, però vogliamo bene a Raffaele, il nostro amico, il nostro fratello, e gli auguriamo tutta la prosperità di questo mondo. Sei grande, Raff. Pino, un augurio speciale per Raffaele. Un augurio grandissimo a Raffaele, che se lo merita, un ragazzo che se l'è sudata. Grande Raffaele, auguri. Caffè Raffè. Caffè Raffè. Un augurio di tanta tanta fortuna, perché se lo merita, è una bravissima persona e per noi, per me e Vito, mio marito, un carissimo amico. Quindi viva Caffè Raffè, anche perché devo dire è il miglior caffè della zona. È un punto di riferimento per Casalnuovo. Anche. Una istituzione. Un'istituzione, un punto d'incontro. La colazione del sabato mattina è sacra, quindi credo che più di questo non si possa dire. E allora diciamo insieme Caffè Raffè. Raffè. Marco Di Matteo è colui che in realtà ha seguito fin dall'inizio i lavori, o meglio questa trasformazione di questo nuovo locale, la riapertura di Caffè Raffè dal 1995. Casa Clima ha realizzato i lavori. Sì, Casa Clima ha realizzato i lavori e devo ringraziare Raffaele, che ha avuto fiducia nella nostra azienda e ci ha permesso di realizzare questa bellissima struttura. Struttura, voglio dire, all'avanguardia, io l'ho definita 4.0, quindi complimenti a te, a tutta la tua squadra, a tutti i tuoi tecnici, gli operai, insomma tutti coloro che hanno messo mano in questo lavoro. Ci abbiamo messo il cuore, l'anima e... Oltretutto in tempi record. Tempi record, 2 mesi. E allora fai un augurio speciale a Raffaele, va. Raffaele, ti auguro veramente con tutto il cuore che i tuoi sogni si avverano con tranquillità. E allora diciamo insieme Caffè Raffè. Ci siamo, tanti amici, parenti sono venuti ad onorare Raffaele. Il tuo nome qual è? Rita Mary. Posso sapere dove arrivate? Da San Giorgio. Quindi San Giorgio Cremano, città che ha dato i natali a Noschese, ha dato i natali a Massimo Troisi. E allora oggi siamo qui per fare gli auguri a Raffaele.
Certamente, sicuramente per noi aver visto questo bar rappresenta una cosa fondamentale, perché diciamo che per noi c'è una storia dietro. Il suocero di Raffaele ci ha fatto diventare grandi. Noi apparteniamo a un'altra grande realtà, posso dirla? Certo, certo. Bavaro, e grazie al papà di Cecilia e al suocero di Raffaele siamo diventati grandi. Quindi per noi è una cosa bellissima vedere realizzati i sogni di questi ragazzi. E allora auguri Raffaele. Auguri Raffaele. Eccolo qua. Eccolo qua, Don Giovanni, il mitico Don Giovanni, numero uno. Rita, facciamo gli auguri a Raffaele. Auguri Raffaele, Cecilia, a tutti, per noi è una famiglia. L'hashtag del giorno è Caffè Raffè. Un buon caffè nasce da una buona macchina, da una buona miscela, ma anche da un buon barista, Enzo. Questo è ovvio. È ovvio. Vogliamo fare gli auguri a Raffaele, dai, che oggi... Un auguro a Raffaele per tutto questo che ha fatto. Spero che andrà tutto bene. Un sogno realizzato. Un sogno realizzato che affronteremo insieme dopo tanto tempo che lavoriamo insieme. E allora voi diciamo viva Raffè. Viva Raffè. Caffè. Viva Caffè. Raffè. Caffè Raffè. Caffè Raffè, ormai dobbiamo usare questo slang per identificare un grande bar qui a Casalnuovo. Vero, vero, anche se sarà molto difficile perché è facile abituarsi alle cose ovvie, vecchie abitudini, sì. Ok, allora vogliamo fare un augurio speciale a Raffaele, che oggi inizia un nuovo percorso, quello che dura dal 1995, una interruzione, poi si riapre col trucco nuovo, tutto improfumato, come si vuol dire. Siamo pronti per partire. Vi auguro il meglio, anche se metà della sua vita già l'ha trascorsa, e di crescere sempre, perché non si smette mai di crescere. Con dei collaboratori come voi, poi. Ovviamente, ovviamente. E allora, l'hashtag del giorno è Caffè Raffè. Cecilia, ciao. Ciao Mario. Intanto tu hai contribuito con la tua mente, con i tuoi gusti, con i tuoi colori alla realizzazione di questo bar che si è rifatto il trucco. E quindi dal 1995 siamo ritornati ancora più spumeggianti che mai. Caffè Raffè, gli auguri a tuo marito. Allora, caro Raffi, ti ringrazio, sei stato grande per tutto quello che hai fatto, grandissimi sacrifici da tanti anni, ma tanti, tanti, tanti sacrifici. Ti ringrazio e ti voglio bene. Bene? No, non solo, ti amo pure. Il motto del giorno è Caffè Caffè Raffè. Caffè Raffè, punto di aggregazione sociale, un buon caffè, un buon modo di trascorrere qualche momento della giornata. Raffaele, il proprietario, intanto grazie per averci preferito, per averci scelto per questa grande inaugurazione, ma soprattutto congratulazioni per questo locale 4.0 che hai realizzato qui a Casalnuovo. Grazie, grazie, no, grazie. Non potevo fare a meno che chiamare te, perché comunque rimani un amico da una vita, eri piccolino e frequentavi il bar, quindi non potevo fare altro. Per quanto riguarda i lavori, abbiamo cercato di fare quello che più credevamo giusto nei nostri desideri, perché l'idea era quella di fare qualcosa di bello. Penso ci siamo riusciti. Beh, l'emozione nel tagliare il nastro con quella bambina meravigliosa, tra l'altro tua nipote, possiamo saperla? La stiamo guardando in questo momento dalle immagini. L'emozione è stata forte perché è stato un cambiamento totale, veramente, per quanto riguarda noi. È stato un cambiamento veramente radicale il nostro, quindi cerchiamo di dare il meglio per questa attività. Lavori totalizzati in tempi record, 60 giorni dal 1995 al 2018, il tutto rifatto in 60 giorni. Abbiamo cambiato diciamo il passato, siamo passati dal passato al futuro in 60 giorni. E allora non possiamo fare altro che augurarti una grande scalata per questa nuova grande attività. Siamo al Corso Umberto I, numero?
147 149. L'indirizzo è quello che vedete scritto qui sotto, il logo è questo qui, non ve lo potete sbagliare perché è contraddistinto, è solo suo, di questo possiamo dire. Solo nostro, dire, quello, no? È vero, quello è vero, è solo nostro e Caffè Raffè speriamo possa avere un futuro. Un caffè buono, un buon momento di aggregazione, un buon modo per trascorrere qualche attimo della vostra giornata. Vi aspettiamo qui, Casalnuovo di Napoli. Raffaele sarà lui personalmente ad ospitarvi. Grazie a Raffaele, grazie a Cecilia, alla sua signora, grazie ai collaboratori. Ovviamente ringrazio i miei, Gianni Orefici alla camera, Antonio e Sebastiano all'audio alle luci, Top Audio Service, ma soprattutto voi che avete scelto di stare con noi. Vi aspettiamo qui. Da Mario Pellicci è tutto. Ciao. Ah, il motto del giorno è caffè? Caffè Raffè. Per la tua pubblicità su Movida Loca Television, 331-6141-500. Movida Loca Television, dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo.